canale, oggi è 1º maggio, ne approfittiamo per girare qualche video e il signor Viviani si dedicherà al suo wrap-up di aprile. Mese di aprile è stato abbastanza positivo, non eccelso. Ho letto 8 libri, però ho tenuto conto che tra questi c'erano due libri abbastanza impegnativi, diciamo, sono soddisfatto del risultato raggiunto. Partiamo dal primo. Ma non dall'ultimo. Primo libro che il signor Vigliani ha letto è I veleni della dolce Irinea di Arto Pasilinna, edito da Iperborea. Ecco, da qualche tempo mi sono appassionato a questo scrittore finlandese che nella sua terra è un autore di culto. Dopo aver letto Il Bosco delle Volpi e L'Anno della Lepre, mi sono dedicato a questo libro, davvero delizioso, perché parla di una vecchietta che viene taglieggiata da 3 delinquenti, tra cui uno è il nipote, però a un certo punto troverà la maniera di, diciamo, di farsi valere. E è molto interessante in Pasilinna la capacità di coniugare le vicende tragiche, drammatiche, con un umorismo di fondo che spesso fa sconfinare addirittura nella risata. Una lettura bella, distensiva, e vi consiglio Pasilinna. Io me ne sono già presi altri due per non sentirne la mancanza. Poi, Le bambine dimenticate di Sara Blædel, edito dallo Fazio Editore nella collana Dark Side. Ecco, la Blædel in Danimarca è una superstar, nel senso che si dice che un danese su 3 abbia un suo libro in casa, in quanto su 6 milioni di abitanti danesi lei ha venduto 2 milioni di copie. Purtroppo ho trovato questo libro non convincente, nel senso che la trama di fondo sarebbe anche interessante, però i personaggi sono abbastanza scontati di cartapesta, la narrazione non è granché, alla fine sono arrivato in fondo così per default, ma Fondo. non proseguirò di sicuro la lettura Serie. di questa serie, anche perché thriller nordico ha fatto delle cose molto superiori, secondo me, a questo libricino, diciamo, un po' tirato là, dai. Poi un libro molto voluminoso che gli ha portato via tanto tempo è stato Il vecchio mare di Ernest Hemingway, edito dalla Mondadori. Al di là dell'umorismo di fondo, è un libro che, pur essendo di un centinaio di pagine, in realtà è un libro molto importante, uno dei più importanti della letteratura del Novecento. Le vicende del pescatore Santiago che, nella sua sfida contro la natura, contro il destino, diciamo, è una delle cose migliori di Hemingway, e mi sono autocostretto a recuperare questo libro che mi è passato accanto più volte. Ma cosa fare? Ma che non avevo mai letto, e ho goduto di una lettura Stava passando piena accanto. e intensa e molto, molto, come dire, malinconica, ma allo stesso tempo capace di far riflettere sul destino e sul suo ghigno beffardo che spesso si manifesta quando pensiamo di avere il successo in mano. Ottimo. Poi di Israel J. Singer, A Oriente del Giardino dell'Eden, edito dalla, non lo so, Non Gulabi Borengheri. lo so, non la conosco. Comunque, io ho sempre detto che Singer è il fratello del più noto premio Nobel, Isaac Bashevis. Israel J., però, l'ho sempre ritenuto superiore. Questo è il quarto romanzo che leggo di lui dopo La famiglia Karnofsky, I fratelli Ashkenazi, e l'altro è di Benjamin Lerner, non ricordo il titolo esatto. Comunque, questo mantiene altamente le promesse, racconta la storia anche qui di una famiglia polacca di origine ebraica con tutte le sue traversie, e in più è uno spietato atto d'accusa contro quell'ideologia del comunismo reale che doveva portare ovunque felicità, gioia e progresso, in realtà portò solamente lutti e desolazione. Un bel libro che vi consiglio perché Singer vale sempre la pena di essere letto. Andiamo in casa Sellerio con una delle ultime uscite, Stella o Croce di Gianmario. Ciao, tua sorella. Gian No, è mio Mauro papà Gian Costa, Mario. Mio infatti. papà si chiama Gian Mario. Allora, Stella Croce e Sellerio per i gialli all'italiano ormai è non plus ultra, diciamo, perché dopo Malvaldi, Manzini, Robecchi, Recami, prima ancora il capo stipite di tutti, Andrea Camilleri, sta proseguendo degnamente questa esplorazione del giallo in salsa italica. Qui ci sono tutti in questo libro in cui, a differenza dei soliti che hanno sempre un personaggio maschile, la protagonista è una poliziotta donna che si chiama Angela Mazzola, che dovrebbe occuparsi di
di rapine e furti, vedo il tuo interesse notevole per quello che stai dicendo. In realtà qui inizia a lavorare sotto traccia e non incaricata a un caso di delitto, l'omicidio, un caso dell'omicidio di una parrucchiaia che è avvenuto qualche mese prima. Ovviamente non vi dico come va a finire, però è bello sia il personaggio femminile ritratto da Costa, sia l'ambientazione palermitana, anche la trama, pur non essendo troppo complicata, scorre e lascia un buon senso di piacere libroso nel lettore. Scusa, no, non te lo chiedo perché non lo voglio sapere. Poi, della Feltrinelli, Richard Ford, lo stato delle cose. Ecco, questo probabilmente è il miglior libro del mese, probabilmente anche il miglior libro che ho letto quest'anno. Di Richard Ford avevo già letto altre opere. Questo è il terzo episodio della cosiddetta serie Bascom. Il primo era Sports Writer, il secondo il giorno dell'indipendenza che lessi un paio d'anni fa. E questo protagonista, Bascom, è un po' rappresentante della middle class americana. È un libro, non sto lì a dilungarmi sulla trama perché e anche se racchiuse nell'arco di 3 giorni, in cui Bascom, oramai superata la cinquantina, scopre di essere malato di un tumore e in più ha una serie di eventi che vengono a scombussolargli la vita. Comunque una lettura pregnante, intensa. E io mi domando, continuo a dire che il premio Nobel tra gli americani devono vincerlo Laoz, De Lillo, Richard e Philip Roth, però penso che Richard Ford sia uno tra i maggiori scrittori americani contemporanei. E spero che prima o poi venga riconosciuto anche dall'Accademia del Nobel questo suo talento, questa cap sua capacità di scrittura straordinaria. Penultimo libro di Giuseppe Di Piazza, Malanottata, edito dall'HarperCollins. Ecco, prima ho parlato di Stella Croce di Gianmauro Costa, ambientato a Palermo, pure questo romanzo ambientato a Palermo. È un libro molto particolare perché il protagonista è un giornalista, un giovane giornalista. L'ambientazione palermitana però non si svolge in epoca contemporanea, diciamo, è ambientata nel 1984. È un caso molto particolare che riecheggia un caso realmente avvenuto perché molto spesso in Sicilia, a Palermo in particolare, i delitti sono quasi tutti legati alla mafia. Qui venne ritrovato il cadavere di una prostituta, un delitto molto atipico per la Sicilia, visto che in genere il controllo ferro della mafia anche sulla prostituzione, sulle attività illecite, è dura Illeciti. che venisse un delitto del genere. Comunque, un buon romanzo anche questo che ho scoperto per caso perché sono andato a Tempo di Libri alla presentazione del romanzo di Leonardo Gori, L'ultima scelta, e lo presentava assieme a Di Piazza che presentava a sua volta questo romanzo. E mi ha convinto la presentazione fatta dall'autore, quindi oltre a quello di Leo Gori ho preso pure questo. Lillo Gori, non lo E so. quindi, Leonardo, e quindi anche qui mi sono fatto fare l'autografo. Una lettura interessante, un giallo non straordinario nella trama, ma che fa riecheggiare lo spirito di un'epoca, di un momento storico e di una Sicilia anni Ottanta eternamente sospesa tra la mafia e uno sviluppo economico che tarda ad arrivare. Ultimo libro, edito dalla Nave di Teseo, Simona Zecchi, la Un libro di criminalità, cucina per i perfetto, pasticceri. la criminalità servente nel caso Moro, guarda, vado a Allora, nascondermi che è meglio. la prossima volta mi prendo un'altra valletta perché questo è un po' scarso. Allora, questo libro sono tanti i libri che sono stati scritti, saggi sul caso Moro. Oh, che si fine fa? Sei sparita, vabbè. E questo in particolare è parte da un approccio totalmente diverso. Non riguarda in sé il caso Moro, ma riguarda l'impatto, la partecipazione a questa strage, alla strage di Via Fani, alle successive vicende che culminarono nell'uccisione del presidente dell'ADC, da parte della criminalità, intendiamo la Camorra, ma soprattutto la Cosa Nostra, ma soprattutto l''ndrangheta calabrese. E quindi questa ricostruzione riguarda tutti i passi in cui fu appurata l'effettiva partecipazione, la connessione tra la criminalità organizzata, 'ndrangheta e apparati istituzionali dello Stato, servizi segreti, magistratura, oltre alle notevoli collusioni tra
criminalità e terrorismo. Un libro molto interessante perché presenta documenti inediti, una versione che va al di fuori di quella solita e punta a riflettere su questo aspetto. Ndrangheta, Camorra e C, come parteciparono al omicidio di Aldo Moro. Un libro che vi consiglio perché è molto, molto ben scritto, inoltre fa parte giornalismo investigativo che purtroppo molto spesso negli ultimi anni abbiamo visto di rado, perché chi dovrebbe fare opere di questo genere si diletta a sproloquiare per i cavoli suoi senza minima attenzione ai fatti. Invece Simona Zecchi, di cui avevo già letto Pasolini e Massacro di un poeta, è attenta prima di tutto ai fatti. C'è un minuzioso lavoro di ricerca e questo porta i benefici di un libro ottimo. Abbiamo terminato, è ricomparsa la Posso Valletta. uscire dal nascondiglio? Magari ti hai nascosto. Che E dire? finito? Che Sei a dire? posto? Che dire? Ho finito. Puoi andare a fare cose più interessanti, utili e intelligenti? Per Zappare l'orto? esempio? Non ci abbiamo l'orto. Lo faremo sul balcone. Non ci abbiamo il balcone. No, Sì, non ce non l'abbiamo. c'è l'orto sul balcone. Vabbè. Disquisizioni. Disquisizione di famiglia. Cosa No, volevo facciamo? salutare il nostro amato pubblico. Ci vediamo alla prossima. Ciao!